Bentornati in diretta, il salotto di Bocca in libreria, ricostruire senza sosta la speranza per il secondo appuntamento di ormai un collaboratore instancabile e immancabile all'interno della social TV della libreria Bocca, che è il nostro curatore d'arte Fortunato D'Amico. Ciao Fortunato! Ciao, benvenuti a questa rubrica Dynamic Culture, che ha come obiettivo quello di allargare la cultura delle arti a tutto quello che è lo scibile di ciò che è artefatto, per cui non ci limiteremo a parlare dei quadri, di parlare di sculture, ma parleremo, come avete già visto negli altri incontri, di tutto ciò che è una produzione che l'uomo fa per comunicare con gli altri, che produce l'universo delle arti. Allora, rimanendo in tema col momento che stiamo vivendo, diciamo che il tuo grado di contaminazione è 6.0. 6.0, certo. Sei Mi altissimo. piace anche perché il numero invoglia molto all'incontro. Il sex ricorda anche moltissimo i due triangoli della stella di 6 punti, per cui benissimo che sia fecondo questo incontro dinamico delle arti, Se ecco. consideri che col Covid, che è 2.0, bloccano un paese, tu 6.0, tu blocchi il pianeta intero. Beh, speriamo, Milano dovrebbe avere anche questo, diciamo, si è data nel tempo anche questa mission, per cui diciamo che il nostro territorio in qualche modo vuole rinnovarsi, lo stiamo già facendo da anni e lo dobbiamo fare insieme a tutti gli altri territori, le altre città, mettendo insieme armonicamente quello che ognuno sa mettere a disposizione. Chi ci porti di bello stasera come ultimo Allora, incontro del salotto di Bocca in ecco, di libreria? questa sera, sì, allora, questa sera parleremo della Florence Biennale. Parlando di fiori, Firenze è la città appunto dove il fiore della rinascita si è fatto sentire, oddio, ormai oltre 500 anni, per cui la Florence Biennale quest'anno mi ha chiamato nel team dei curatori perché intende fare un cambiamento importante, perché questo cambiamento ormai è sentito, non è più nell'aria, è nell'aria ma anche nelle È nostre case. un'esigenza. È un'esigenza, quindi diciamo che sono stato chiamato a supportare il team dei curatori per fare un cambiamento. Quindi ho invitato poi adesso, diciamo, il direttore, che è il giovane, diciamo, che è entrato nella famiglia che gestisce questa manifestazione, e quindi abbiamo Jacopo Celona, il quale oggi è il direttore di questa manifestazione e che ha voluto e mi ha invitato. Evidentemente le idee cambiano anche all'interno dei percorsi biennali, che sarebbero, credo oramai, in parte da svecchiare quasi tutto. Florence Biennale lo sta facendo, quindi ecco Jacopo Celona, lo avete visto alla mia sinistra, Buonasera, alla mia destra. Ecco, buonasera Giorgio, grazie. Jacopo, vorrei che tu facessi in rapida sintesi, la storia di questa manifestazione, come nasce e come arriva ai giorni nostri. Sì, allora, questa è una manifestazione che nasce un po' di tempo fa, un po' di anni fa ormai, siamo nel 1997, come mi piace sempre ricordare, prima di internet, quindi prima di un mondo che adesso conosciamo e che ci sembra attualissimo, ma che in realtà 20 e passa anni fa non lo era, e che nasce con un'idea molto importante, quella di portare a Firenze l'arte da tutto il mondo, l'arte contemporanea in particolar modo, e quindi avere la possibilità di vedere in un solo luogo ogni 2 anni artisti che arrivano appunto da tutti gli angoli della terra. E questo è un progetto che poi in realtà è nato un po' quasi come una sfida iniziale in quel contesto lì, appunto, un contesto dove non eravamo abituati a essere così tanto in contatto con il prossimo attraverso i media tecnologici e che già nella prima edizione ebbe la fortunatissima partecipazione di oltre 300 artisti da più di 40 paesi del mondo. Siamo arrivati dopo tanti anni, quindi ormai più di 24 anni, con la 13ª edizione che si svolgerà l'anno prossimo ad ottobre, e che ha visto invece nel corso degli anni un avvicendamento di sempre numeri interessanti di artisti, per arrivare nel 2019, che è stata l'ultima edizione, con artisti da 78 paesi del mondo, più di 2000 opere esposte, arte contemporanea e design. Quindi un palcoscenico assolutamente importante per l'arte mondiale che si riunisce a Firenze, che, come tu ricordavi prima, è considerata in qualche modo da tutti nel mondo la culla dell'arte, soprattutto di un determinato periodo, ma che comunque vada in quel periodo in particolar modo è stata emblema dell'arte contemporanea, perché ricordiamolo, il Rinascimento, quello che viviamo oggi anche a livello
di retaggio storico di quel periodo, era comunque arte contemporanea all'epoca, e quindi è un qualcosa che è nel DNA di questa città. Ecco, non abbiamo detto ad esempio dove si svolge questa manifestazione, un luogo molto importante per la città di Firenze, no? Sì, si svolge all'interno della Fortezza d'Abasso, che è il principale polo espositivo della città. È una manifestazione che all'interno di questo spazio sono due padiglioni molto grandi, sono i più grandi che sono appunto all'interno di questo polo espositivo, raccoglie appunto, come dicevamo prima, circa 2000 opere. È un progetto di una portata appunto molto, molto vasta, che quest'anno, come dicevi tu prima, abbiamo voluto supportare ancora di più attraverso un comitato curatoriale che raccoglie l'eredità che è stata portata avanti dall'ultima edizione dalla nostra curatrice Melanie Zefferino, che appunto ha iniziato poi anche con me questo percorso di rinnovamento, e che quest'anno, grazie appunto al contributo tuo e al contributo di Loredana Testin, di Gabriele Goretti, di Luigi Trenti, che per ora appunto fanno parte del comitato curatoriale, ai quali poi si aggiungeranno sicuramente altri nomi, stiamo cercando di lavorare e lavoriamo per progetti sempre più importanti, per dare un senso di rinnovamento alle biennali, nel senso che quello che vogliamo fare non è soltanto una mostra di carattere espositivo, come è giusto che sia, ma lanciare dei messaggi, fare, diciamo, di questa occasione, anche dopo questo periodo che stiamo vivendo, qualcosa che dall'Italia, che da Firenze, come abbiamo detto prima, è stato un po' il simbolo nel passato di una rinascita, se vogliamo, invece in questo caso diventi ancora di più un rinnovamento per il mondo delle arti e per la concezione di Biennale stessa. E quindi stiamo lavorando molto su progetti, tu lo sai bene, che hanno a che fare con questo, attraverso la multidisciplinarità delle arti, quindi non soltanto l'arte contemporanea, la musica, la danza, il cinema, quindi una manifestazione, il design, che appunto dalla scorsa edizione ha preso una ampia parte di questa manifestazione con nomi importantissimi. E quindi in questo senso appunto stiamo lavorando per questa edizione 2021. Ecco, all'interno di questa manifestazione sono passati personaggi, adesso qui vediamo Marina Abramovic, no? In questa parte del... Sì, noi abbiamo un premio che è intitolato al mecenate delle arti fiorentino, Lorenzo il Magnifico, il quale nel corso di tutte queste edizioni è stato conferito ad artisti di chiara fama internazionale, da Marina Abramovic nel 2009, poi a Anish Kapoor del 2013, Gilbert and George, Christo e Jean-Claude, Marta Minuhin. Nella scorsa edizione, tra l'altro, a questi nomi importanti dell'arte si sono aggiunti anche nomi importantissimi del design. Abbiamo avuto Elsa Peretti, che è la storica designer di Tiffany, che ha fatto una sua mostra retrospettiva, perché poi, tra l'altro, curiosità, pochi sanno che la signora Elsa Peretti è nata a Firenze, quindi ha avuto anche, diciamo, un riconoscimento nella sua città natale. Abbiamo avuto Paula Scher, che è riconosciuta come una delle più importanti e influenti designer e graphic designer del mondo. Quindi, da questo punto di vista, nella scorsa edizione, appunto, oltre all'arte, abbiamo avuto anche questi esponenti del design che sono venuti a Firenze, che vengono a Firenze a esporre e a raccontare i propri progetti, perché una diciamo, delle vie principali con la quale operiamo per la Biennale di Firenze è quella che l'artista sia presente, sia l'artista che espone o il designer che espone, sia anche i premi alla carriera. Quindi è questo meccanismo che si viene a instaurare anche all'interno della manifestazione, anche con il pubblico, di una presenza di artisti importanti e di questo dialogo che viene a svolgersi tra il pubblico, tra gli artisti, con la possibilità di incontrare gli artisti, che tu ben sai non è una cosa così scontata, insomma, molto spesso questi artisti riconosciuti anche come star a livello mondiale, non è facile poterci entrare in contatto, e quello che noi diamo è anche un'occasione di questo tipo, perché loro perché quest'anno parliamo anche del tema, perché poi il tempo avremo tante cose da dire. Certo. Quest'anno il tema è straordinario, perché
tema lo vediamo, no? Dentro, vedete l'immagine dedicato al femminino, fattore di cambiamento, per cui il cambiamento anche in questo caso diventa un punto assolutamente nuovo di discussione, per cui si parlerà di femminino, ma se ne parlerà con letture veramente, diciamo, contemporanee, nuove, no? È quello che ci siamo anche detti, Jacopo. Ci sembra attualissimo questo tema e di importanza cruciale. Sono passati neanche pochi giorni da quello che è stato definito il giorno delle donne dall'ONU e non solo, e non è soltanto una questione, diciamo, del femminile in senso stretto. Qui stiamo parlando di qualcosa di molto più grande, stiamo parlando di un mondo, quello del femminino, che parte, diciamo, dalle origini della nostra natura stessa, di persone, di esseri umani e di società, per arrivare oggi alle forme, diciamo, più attuali e in alcuni casi anche, se vogliamo, a dei concetti che purtroppo non sono ancora rientrati, diciamo, nella nostra società a pieno titolo, perché ci sono delle chiusure mentali che, ahimè, non ci fanno apprezzare determinati concetti di libertà, ecco, se vogliamo. E quindi crediamo che l'arte, come sempre, debba essere l'arte a 360 gradi, in questo caso, debba essere veicolo anche e messaggio comunicativo per aprirsi al mondo e alla società e per eliminare le barriere, perché un altro degli scopi che questa manifestazione ha sempre avuto è stata quella di eliminare le barriere, quindi non solo le barriere interculturali o le barriere, diciamo, se vogliamo così, sociali tra nazioni attraverso l'arte e la cultura, in questo caso anche delle barriere che hanno dei risvolti sociali molto importanti. E quindi abbiamo voluto individuare questa tematica che ci sembra molto importante, dell'eternal feminine, dell'eternal change, e avremo modo con i progetti che saranno presentati e con le attività che gli artisti faranno per rappresentare questa tematica molto importante all'interno della Biennale, di creare un dialogo con il pubblico e anche tra gli artisti stessi, come dicevamo prima. Ecco, ho messo un'altra immagine perché ci siamo, forse non l'abbiamo sottolineato, dalla scorsa edizione Florence Biennale si è aperta anche all'arte, scusa, all'architettura e al design, perché il design è una condizione importante del costruire gli artifici e di costruire l'arte. Se guardiamo al passato, oggi noi, se ci rifacciamo ai pezzi delle epoche di 500, 600, 300 anni fa, li consideriamo artistici. Questo, diciamo, questo punto di vista, purtroppo, con gli oggetti quotidiani, non è ancora ben messo a fuoco, però il design è sicuramente l'arte. L'arte forse è per l'eccellenza insieme all'architettura, perché appunto ci cambia il mondo in cui viviamo. E quindi questa apertura al design, credo che sia obbligatoria, soprattutto pensando a un rinnovo di che cosa oggi dobbiamo intendere per arti in questo nuovo scorcio di terzo millennio. Sì, si diceva prima, questo impegno nella multidisciplinarietà e il design, la scorsa edizione ha rappresentato, se vogliamo, un'apertura ad un mondo che in realtà non è assolutamente estraneo al contesto toscano e fiorentino. La Toscana ha dato i natali a numerosissimi designer e ad aziende che hanno lavorato e che lavorano nell'ambito del design ad altissimi livelli. Sicuramente il mondo della moda è quello maggiormente conosciuto nel mondo, ma non è l'unico che ha trovato terreno fertile in questo territorio. E dagli anni 70 purtroppo era stata un po' persa questa dinamica, e quindi abbiamo voluto recuperare un po' questo ruolo che Firenze e che la Toscana hanno avuto nell'ambito del design. Portando un po' alla luce, se vogliamo, rispolverando in qualche modo questi oggetti e questi costumi dal punto di vista della varietà del tessuto del design toscano. E quindi c'è stata occasione per esporre sia i grandi maestri, abbiamo avuto per esempio Ferragamo, al quale abbiamo appunto anche dato un premio proprio che è riconosciuta sul territorio quale azienda storica che ha lavorato non solo nell'ambito della moda in senso stretto, ma appunto perché rappresenta un'icona del design italiano da tantissimi anni. E Elsa Peretti, come dicevo prima, perché è nata a Firenze, ma da anni storica designer di Tiffany, e altre aziende che comunque
hanno avuto in Toscana un'importanza cruciale in questo settore. Tra queste abbiamo anche avuto l'opportunità di collaborare con ADI, che è l'Associazione del Design Italiano, ovviamente, dove abbiamo ospitato una preview del museo che sta aprendo a Milano, con alcuni prodotti made in Tuscany, se così vogliamo dire, con aziende sempre che hanno lavorato in questo settore, diciamo, del design, appunto, in Toscana, che lavorano in questo settore. E quindi è stata un'apertura molto importante, e vogliamo riconfermare anche per la prossima edizione, che stiamo lavorando per riconfermare per la prossima edizione, e anzi stiamo ampliando ancora maggiormente, come dicevamo prima, su diversi altri settori. Ecco, io abbiamo ormai praticamente, siamo in scadenza del tempo, per cui vorrei far intervenire qui Giorgio Lodetti con il suo contributo. Volevo solo aggiungere questo, che ovviamente non sarà solo un'esposizione di opere d'arte messe in mostra, ma sarà una mostra questa volta di coinvolgimento, una mostra immersiva dove anche i workshop e gli incontri che verranno fatti saranno dedicati anche al cambiamento della società, e quindi la partecipazione anche di gruppi che non sono tipicamente quelli che lavorano solo sul settore dell'estetica, ma appunto anche quelli dell'etica, per noi in questa manifestazione saranno importantissimi, perché vogliamo portare proprio il contributo di una società che vuole raccontarsi attraverso le arti e vuole in qualche modo rimettere in discussione quello che è stata la società che stiamo mettendo in naftalina, che stiamo abbandonando, e a cui dobbiamo in qualche modo confrontarci, perché il passaggio, lo abbiamo capito tutti anche con questo Covid, non è assolutamente facile. Ecco Giorgio, prego. Allora, intanto vi ringrazio, bellissimo la manifestazione. Jacopo, forse me lo sono perso, ero distratto. Tu da quando gestisci la direzione di questa biennale? Da che anno? Dal 97? No. Vabbè, tu sei giovane. È nato nel 97. Beato te. Io nel 97 ho iniziato a lavorare all'interno della Libreria Bocca. Allora, la domanda è questa qua: da quanti anni è che sei direttore? Dal 2011, io sono direttore dal 2011, dove ho cercato appunto fin da subito di portare un po' di rinnovamento riguardo a quello che erano, diciamo, anche se vogliamo, dei modi di operare all'interno delle manifestazioni, delle biennali che si era consolidato in Italia, ecco, quindi non riguardava soltanto noi. Certo, non è un processo facile, credo sia un processo tuttora in corso e che anzi meriti assolutamente, come fortunato, diciamo, su questo con fortunato ci siamo confrontati molto spesso e siamo perfettamente d'accordo sul fatto che sia necessario dare qualcosa di nuovo anche a questo settore, perché se è vero che è un settore molto spesso non considerato come dovrebbe anche a livello istituzionale, è altrettanto vero che noi dobbiamo fare la nostra parte come operatori di settore e dare degli stimoli sempre maggiori al pubblico e non solo, per cambiare dall'interno questa dinamica. Certo. Allora, una considerazione e una domanda. La considerazione è che la biennale è fortunata perché è capitata nell'anno giusto. Se fosse capitato quest'anno sarebbe stato un disastro. La domanda è: quale rapporto, e se c'è un rapporto di partnership o di fare un qualcosa di diverso rispetto alla biennale alla storica biennale di Venezia? Quali sono quelle che potrebbero essere i collegamenti e il discostamento espositivo rispetto alla Biennale di Venezia? Allora, espositivo posso rispondere io da curatore in questo caso, quindi mi faccio da intervistatore a intervistato. No, la domanda la volevo al direttore, tu, allora, tu sei uno dei curatori. Diciamo, la dico io, perché poi diciamo che poi il curatore che poi ha la responsabilità di fare delle proposte, per cui vorrei in questo modo, devo ringraziare Jacopo che mi sta permettendo comunque di portare avanti queste tematiche, per cui allora sicuramente la prima considerazione che ho fatto e ho ragionato poi con tutti gli altri colleghi e gli altri partner è che parlando di femminino come fattore di cambiamento costante, il primo femminino vero su cui ci si confronta, a partire dalla femminilità a tutte le posizioni LGBT e tutto quello che vogliamo dell'essere femminile, perché il femminile esiste dappertutto, è come lo yin e yang, la prima recita che noi facciamo è recitare la natura,
e quindi la prima grande recita è la grande madre, per cui la considerazione che ho fatto è che sarebbe bello non avere una mostra tradizionale, ma essere inseriti in un bosco all'interno di un padiglione per riproporre l'artificio e la natura all'interno, quindi il contrasto tra le arti e l'artificio. E poi all'interno di questo padiglione, che dovrà essere fluorescente, perché siamo comunque a Firenze, direi che ognuno deve trovare con una regia diversa, perché il curatore in questo caso non metterà poche opere già fatte, per cui chiede a tutti quelli che partecipano di confrontarsi con questo allestimento che spero che i florvivaisti che ascoltano ci daranno una grossa mano anche per quanto riguarda le sponsorizzazioni e la loro volontà di aderire al progetto anche come paesaggio. Dovranno confrontarsi con la natura per capire che l'artificio in fondo imita la natura, il peccato originale parte da quello, cioè se Adamo ed Eva lasciano il paradiso perché vogliono essere uguali alla natura, cioè uguale a questo Dio che sovrasta, quindi nel momento che escono fuori fanno il grande peccato e producono l'artificio. Parlo anche come curatore di Michelangelo Pistoletto, abbiamo fatto un expo interessantissimo proprio vicino alla Libreria Bocca con un terzo paradiso, è stato fatto anche in galleria, ma c'è una mela, si chiama la mela reintegrata, che è quella del peccato originale, del nome che dà a Melano, così la chiamava Carlo Borromeo nei suoi scritti Melano, questo morso della mela da cui siamo usciti fuori dal primo paradiso. Oggi quella mela che è esposta alla stazione centrale con grandi cuciture tecnologiche rappresenta proprio lo sforzo che l'artificio, cioè la tecnologia, la natura, le arti devono fare per riconiugarsi con questa natura che ci siamo mangiati. E allora il compito delle arti diventa importantissimo, un compito di consapevolezza dove l'estetica gioca solo per il fatto che viene dalla parola ex etica, cioè un'estensione dell'etica. Se non è così, l'arte ha perso il suo ruolo e allora un quadro è bello perché è bello, ma non vuol dire niente, perché ogni cultura del mondo ha un suo concetto di etica, e quindi se diciamo la donna nel femminile, la donna romana che magari era molto voluminosa, oggi non piace più, non vuol dire che non sia bella solo perché sono cambiati i modelli. E allora questo ci mette in discussione tutte quelle che sono le strategie e le culture su cui abbiamo fondato la modernità e su cui ci apprestiamo a descrivere nuovi orizzonti, le immagini che nel futuro dobbiamo disegnare. Dico l'ultima cosa, questa biennale, per volere di entrambi, curatori e direzione, sarà diretta comunque a lavorare sui 17 punti di sostenibilità delle Nazioni Unite, non solo per quanto riguarda le differenze di genere, ma tutto quello che è l'aspetto economico, sociale e ambientale che sta dietro questo femminino, chiamiamolo sacro, e che ci consentirà appunto di essere consapevoli, speriamo, del mondo nuovo che dobbiamo affrontare. Ecco, se posso aggiungere solo una cosa relativa alla domanda di Giorgio. Noi ovviamente guardiamo con profonda ammirazione a un evento, quello della Biennale di Venezia, che ovviamente ha una storia e ha un passato molto più lontano nel tempo di noi, e quindi lo guardiamo ovviamente con l'intento e con l'obiettivo di arrivare a livelli assolutamente paragonabili. Detto questo, la differenza principale appunto è che noi non abbiamo dei padiglioni per paesi come succede per esempio per la Biennale di Venezia. Nel nostro caso, proprio per una volontà di carattere anche espositivo, ma non solo, per anche una volontà di impostazione, di linea guida di questo progetto, è stata quella di far sì che gli artisti all'interno non si trovassero divisi da barriere, per quanto diciamo fittizie, ma anzi avessero modo di dialogare tra di loro. Tant'è vero che una delle cose più importanti, e secondo me forse una delle cose più belle che accadono in una manifestazione come questa, è il fatto che non solo tra gli artisti si instaurano nei giorni della manifestazione numerosi scambi, cioè si viene a creare proprio un momento di confronto attivo tra gli artisti stessi che dialogano tra di loro perché gli artisti sono presenti, ma c'è anche questa possibilità molto importante di poter parlare direttamente con l'artista, come dicevo prima, da parte del pubblico. Sappiamo che molto spesso, per fare l'esempio dell'arte contemporanea, si viene a sentir dire io non la capisco, oppure è lontana da determinati diciamo schemi. Invece dobbiamo essere un po' più vicini, secondo me, anche al discorso del pubblico, e quindi il fatto di poter incontrare l'artista molto spesso per il pubblico è da stimolo, perché si viene a creare un circolo virtuoso per cui il pubblico, parlando con l'artista, riesce a cogliere molte cose che spesso
non è così di immediata comprensione, e purtroppo non tutti lavorano in questo settore e non tutti hanno a disposizione un curatore come Fortunato, che giustamente fa una spiegazione così bella, no, di quello che è un progetto in essere, e quindi riuscire a essere magari un po' più immersi in questo discorso attraverso la presenza fisica degli artisti, e anche poter parlare con artisti che magari vengono dall'Africa o dall'Oceania, e quindi entrare in contatto con culture completamente diverse dalla nostra, è secondo me una delle cose più belle. Allora, questa risposta mi dà adito a un'altra domanda, che poi dopo chiudiamo, tanto nessuno ci corre dietro. Allora, giustamente Fortunato ha dato l'incipit, l'argomento della Biennale, quello che sarà a livello curatoriale, l'idea che chiunque verrà a vederla dovrà poi avere. La domanda a questo punto: gli artisti si propongono o vengono selezionati? Perché a Venezia giustamente è, diciamo, l'establishment governativo del paese che invita l'artista. Voi invece com'è? Si propongono gli artisti a voi, o sono addirittura a questa volta ancora i curatori, tipo Fortunato D'Amico, che poi in base al progetto scelgono gli artisti? Due strade. Esatto, due strade. Abbiamo entrambe le soluzioni. Questa è una manifestazione che invita gli artisti sulla base dei progetti, sicuramente, quindi c'è un occhio di riguardo inteso come meccanismo per andare a individuare gli artisti che possono esprimere nella miglior modo possibile una determinata tematica, e questo è il lavoro sicuramente che sta facendo anche Fortunato in questo senso. Ma siamo molto democratici invece nel accogliere gli artisti in tutti i sensi, perché quello che valutiamo è la qualità, ovviamente. Abbiamo un comitato. Allora, visto che siamo via social e visto che ci vedranno in tanti da qui a settembre, dov'è che sono i siti o le cose dove gli artisti possono mandare il proprio materiale? È vero, qui solo in Italia, perché chi è che capisce l'italiano, però se siamo seguiti anche dal Brasile e capiscono l'italiano, sono artisti che vivono in Brasile ma italiani, c'è un sito, una mail, un qualcosa dove l'artista può segnalare il proprio lavoro e a chi? Certo, guarda, molto semplice, florencebiennale.org, si va sul sito e ci sono tutte le informazioni, e c'è anche il modulo per inviare la propria candidatura con le informazioni, insomma, richieste per poter fare la selezione. Fantastico. Volevo solo dire un'ultimissima cosa, la scelta 2, quella del sono due padiglioni, quella che sto seguendo di più io come parte progettuale, non è che gli artisti vengono scelti solo perché... Infatti avremo anche dei grandi nomi, ma in realtà gli artisti che vengono selezionati e che hanno già intrapreso un percorso di lavoro, di costruzione di un mondo nuovo, attraverso il fatto che pensano ad un'arte che possa essere di grande comunicazione, di grande fascino, per cui quasi buona parte degli artisti non porterà opere già confezionate, se non ma verranno realizzate, realizzate ad hoc per costruire questo mondo, e quindi questa è la differenza. Questo mi dà a chiudere solo una cosa, perché poi appunto non voglio rubare eccessivamente la scena, ma noi abbiamo il regolamento, abbiamo, diciamo, una dinamica per cui le opere devono essere realizzate negli ultimi 5 anni da ora. Di conseguenza il tentativo è sempre quello, ovviamente, di presentare l'arte contemporanea più attuale da questo punto di vista. Jacopo, allora io ti faccio i miei complimenti intanto per la scelta di uno dei curatori, poi perché mi sembra che rispetto alla Biennale di Venezia abbiate una vostra strada molto distintiva, e quindi vi accomuna solo il fatto che l'ho fatto ogni 2 anni, ma si potrebbe parlare di quella del cinema, di quella dell'architettura, di quella dell'antiquariato che fate a Firenze, che è una fiera straordinaria. Quindi complimenti, bravo, bocca al lupo, e ti auguro altre 13 edizioni curate speriamo anche sotto la tua direzione, sotto la tua direzione, almeno sotto la tua direzione, poi ci devo proseguire. Complimenti, bocca al lupo. Grazie per l'invito. Grazie. Verrò con Fortunato allora il 13 ottobre. Tra l'altro, io sono nato il 13 settembre. Avete iniziato 23, nel 97. 23. Tredicesima. Però potrebbe venire ad esporre come libreria Bocca. Questo è un invito. Sarebbe assolutamente interessante. Fortunato, verrò con te a vedere. Jacopo, è stato un piacere conoscerti. Buon lavoro. Va bene. Grazie. A presto. Salve.